Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio parlare delle novità di DJI presentate a IFA 2017. Eccoci in studio, molto più tranquillo qua, fuori c'era un po' di vento, anche se un'ottima giornata. Ma partiamo subito a parlare delle tre grandi novità che DJI ci porta in questo settembre 2017. La prima è dello Spark, partiamo dallo Spark e arriviamo al Mavic. Lo Spark verrà rilasciato prossimamente un nuovo firmware in grado di fargli fare automaticamente le foto a 360 gradi. La seconda riguarda al Phantom 4 Pro, che viene rilasciato in una nuova colorazione, anche se tutto il resto, quindi fotocamera, motori, batteria, durata del volo, rimane totalmente invariato. Infatti lo troviamo allo stesso prezzo senza nessuna aggiunta. Ma parliamo del nostro amatissimo DJI Mavic, che è stato leggermente rivisto. Infatti la nuova versione si chiama DJI Mavic Platinum. Questa versione, già dal nome, fa sì che cambi il colore, leggermente più chiaro e più lucido. È stato dotato di nuovi ESC e supportato di nuove eliche più affusolate, in grado di ridurre il rumore del 60%, che sarebbero 4 decibel. Veramente una grande innovazione, dato che nel nostro lavoro è fondamentale il silenzio nelle riprese. Nuova miglioria anche nella batteria, 11% in più di durata, che si deduce in 3 minuti in più di volo. Queste tre migliorie hanno portato a un livello successivo il DJI Mavic, ma non a tal punto da farmelo cambiare, cioè non avrei nemmeno intenzione di cambiarlo. Magari sono propenso ad acquistare nuove eliche per vedere come funzionano, se davvero abbassano il rumore anche sul nostro. Come prezzi, ogni versione ha 100 euro in più. A mio avviso la DJI poteva fare qualcosa di più, magari mettere dei sensori, come si era detto, posteriori al Mavic, oppure migliorare la qualità della telecamera, renderla più robusta al tatto, o magari fare 60 frame in 4K, che non era male. Così diciamo che l'ha migliorato leggermente, più che altro in un punto di vista marketing, per invogliare a comprare, magari come ad esempio l'iPhone 5, che esce l'iPhone 5S, che non cambia assolutamente nulla, cambia leggermente, e questa qua è stata una scelta marketing. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale qua sotto, mettete un bel mi piace e al prossimo video, ciao!